colpevoli dei reati loro contestati al capo della rubrica. Negli anni 70, a Palermo, di mafia si sapeva ancora poco. Non c'erano stati ancora i primi collaboratori di giustizia che avrebbero svelato la struttura di Cosa Nostra. E le forze dell'ordine avevano ancora pochi strumenti per poter contrastare gli affari della mafia. A Palermo, però, la squadra mobile lavorava notte e giorno per acquisire informazioni, con lunghi pedinamenti, schedature che avvenivano ancora senza computer, le prime intercettazioni telefoniche. Era un lavoro di intuito, di fiuto, conoscenza, che partiva soprattutto dal controllo del territorio. A guidare la squadra mobile di Palermo c'era Boris Giuliano. Giuliano era un poliziotto molto preparato, che si era specializzato negli Stati Uniti, alla scuola di Quantico. Guidava un gruppo di giovani poliziotti divisi in varie sezioni e aveva maturato una grande conoscenza di Palermo, dei suoi vicoli, delle sue strade, ma anche delle dinamiche criminali che si muovevano sotterranee nella città. Si occupava soprattutto di droga e aveva intuito il grande affare del traffico internazionale proprio grazie alle sue fonti americane. Ma intuì anche che Cosa Nostra si alimentava grazie ai rapporti con la politica e con la finanza, rappresentata in quel periodo a Palermo dai cugini Salvo, padroni delle sartorie cittadine. Giuliano fu ucciso la mattina del 21 luglio 1979 in un bar nel cuore di Palermo. Era senza scorta e il killer lo prese alle spalle. Gran parte del contrasto alla mafia degli anni successivi, quello portato avanti da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e da tutto il pool di Rocco Chinnici e di Antonino Caponnetto, è costruito sulle indagini di Boris Giuliano, sulle sue intuizioni, sui suoi rapporti. È la sua storia e quella dei suoi uomini che racconteremo stasera. È il 29 aprile 1979. A fare questa telefonata è Pietro Marchese, un mafioso, uomo d'onore della famiglia di Ciaculli. Ripete: Giuliano morirà. Giuliano morirà. Devo registrare. È giusto. Mette in fuga la mia gente. Dovete sapere che al vostro cospetto si trova il Sì di Montalbano. Sono il principe Rinaldo. Rinaldo, preparati a morire. Questa è una storia di guardie e ladri, una storia che si svolge a Palermo. Palermo non è un luogo come gli altri.
Nelle sue viscere si muove una città sotterranea. Spingersi nei suoi misteri, conoscerla, capirla, è sempre stato l'obiettivo di ogni investigatore. Perché questa è soprattutto una storia di mafia, il baricentro di una lotta che dura dagli anni 50. A Palermo sono anni di grande cambiamento, perché c'è il boom economico in tutto il paese, e girano un po' più di soldi. La mafia è una mafia che viene dalla campagna, e la mafia ha dato l'assalto al feudo, prevalendo su una nobiltà che aveva fatto andare in malora i feudi dal punto di vista imprenditoriale. Il momento in cui questa mafia si sposta verso il centro della città per cominciare la sua ascesa è il momento del boom dell'edilizia, che coincide anche con l'entrata di Cosa Nostra nel business della droga. Questa mafia è una mafia rampante, mira al denaro. Palermo sta superando l'iconografia del dopoguerra, quella della città stracciona. Sono gli anni della crescita verticale della città che si spande verso l'alto, quelli del sacco di Palermo. Viene costruita una città intera nuova dal centro verso la periferia, in particolare verso la periferia in direzione di Punta Raisi. Che è un'operazione mafiosa, è un'operazione di politica sporca di Ciancimino. Però per completezza bisogna pure dire che è un'operazione sporca a cui la borghesia palermitana si prestò, perché di fronte ai soldi poi sarà bella la conca d'oro, ma i soldi sono meglio. La mafia agisce sotto traccia, se può evita di sparare. A farlo sono soprattutto i Viddani, i piccoli boss di Corleone che cercano di conquistare Palermo. Nel 1958 il giovane Luciano Liggio uccide il capomafia Michele Navarra, e quando il quotidiano L'Ora mette il suo volto in prima pagina, Liggio fa saltare per aria la tipografia del giornale. La lotta al fenomeno mafioso non esisteva. Palermo non era attrezzata, pur avendo, come dire, in città la sede sociale di Cosa Nostra. Il fenomeno era ampiamente sottovalutato. Qualcosa cambia nel 1963, l'anno della strage di Ciaculli. Una Giulietta carica di esplosivo uccide 7 militari. La Sicilia diventa un problema nazionale e viene istituita la prima commissione antimafia. Lo Stato si accorge che esiste la mafia e che esiste la Sicilia, ma se ne accorge coi tempi dello Stato. Pensiamo solamente che dal momento in cui viene istituita la commissione antimafia, al momento in cui comincia a lavorare, passano altri 2 o 3 anni. La commissione non produce risultati concreti, divorata da divisioni interne di carattere politico che portano a 3 relazioni conclusive diverse. La mafia continuerà a proliferare fino a produrre persino lo scherno di Luciano Liggio, che una volta gli chiesero: ma esiste la mafia? Allora lui disse: io non lo so se esiste la mafia, siccome so che esiste l'antimafia, deduco che deve esistere forse anche la mafia. È questa la Palermo in cui chiede di essere trasferito un giovane poliziotto che si chiama Boris Giuliano. Per capire i motivi bisogna conoscere meglio lui. Chi era Boris Giuliano? Mio padre era nato a Piazza Armerina, che era il paese di origine di mia nonna, ma in realtà lui non visse mai a Piazza Armerina, perché il padre era un sottufficiale della Marina e quindi aveva girato moltissimo, tanto che durante la Seconda Guerra Mondiale aveva passato diversi anni in Libia.
Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale si sono ritrasferiti a Messina, dove aveva continuato i suoi studi e poi si è laureato in giurisprudenza. Giuliano ama i viaggi ed è appassionato di pallacanestro. A casa tutti lo chiamano Giorgio. Giorgio era il suo primo nome, era quello con cui, diciamo, era conosciuto sia in famiglia che tra gli amici. Poi mia nonna aveva l'abitudine di dare dei secondi nomi a tutti i suoi figli e così era stato anche per mio padre, che si chiamava Boris. Giorgio Boris Giuliano conosce negli anni 50 Ines Maria Leotta, che diventerà sua moglie. Erano andati prima a Milano, poi a Roma, perché lui poi aveva iniziato il corso in polizia, quindi avevano girato diverse città. Lui aveva fatto tutta una serie di altre attività, era stato manager di una piccola azienda manifatturiera in Lombardia. Ma l'idea di fare l'investigatore lo aveva sempre solleticato. Così nel 1962 lui fece il concorso di polizia ed entrò. A seguito della strage di Ciaculli era rimasto così colpito da questo evento che scrisse una lettera al capo della mobile dell'epoca chiedendo di essere assegnato a Palermo. Lui voleva venire a Palermo e voleva diventare il capo della sezione omicidi. Boris sente forte il richiamo della sua terra e lascia un futuro sicuro per lanciarsi in un mondo torbido e sconosciuto. Palermo che cos'era? Palermo era una sacca in mezzo al Mediterraneo, infetta, dove tutti erano amici di tutti, dove le sentenze si discutevano mica nelle aule, si decidevano, ma nel villino a mare di qualche magistrato, con gli avvocati amici, i principi del foro amici dei mafiosi, i mafiosi amici dei magistrati. Una città sospesa in cui si muove il malaffare, ma che prova a rialzare la testa grazie al teatro, alla stampa, alla cultura. Palermo è il rifugio del Gattopardo, un eterno teatro dei pupi. Nei primi anni di permanenza di Giuliano a Palermo, la polizia lavora, i carabinieri lavorano, la procura non lavora. Era un classico, noi cronisti eravamo abituati che di fronte a un fatto di nera di una certa consistenza c'era sempre una pista della polizia o una pista dei carabinieri, e poi arrivava un magistrato che non sceglieva nessuno delle due. La polizia produceva un tipo di indagine che le procure, la procura di Palermo, respingeva perché mancavano le responsabilità singole dei singoli imputati. La procura rifiutava l'idea dell'associazione per delinquere. Per il codice penale la mafia non esiste e i processi di Bari e Catanzaro si chiudono con l'assoluzione per mancanza di prove. Così Cosa Nostra alza il tiro, con la strage di Viale Lazio, la sparizione di Mauro De Mauro e l'uccisione del procuratore Pietro Scaglione. Nessuno ha visto in tutta questa strada questi tre uomini che spararono contro il procuratore Scaglione. No? È possibile che nessuno abbia visto? Dopo la morte di Scaglione e De Mauro, i carabinieri fecero il rapporto dei 114, che provocò l'arresto di un centinaio di mafiosi che rimasero in carcere per il periodo massimo in cui era previsto dal codice durante l'istruttoria, quindi penso che fosse 2 anni allora. Ma dopo i 2 anni di carcerazione preventiva venivano regolarmente scarcerati ed era il massimo che un mafioso poteva subire dalla repressione dello Stato, perché l'associazione per delinquere non era contemplata e quindi l'assoluzione per insufficienza di prove era scontata. A
A mancare non sono soltanto gli strumenti legislativi, ma anche una reale conoscenza del territorio. Il risultato è che l'allora squadra mobile non era né squadra e di conseguenza neanche tanto mobile. Ogni volta che c'erano grossi avvenimenti, o c'erano i confidenti che raccontavano, o non si veniva a capo di niente. L'apparato repressivo era limitato a una squadra mobile con pochissimi uomini, veramente pochi uomini, con nessuna attenzione particolare alla mafia, perché quello era il momento in cui il reato che dava più preoccupazione alle istituzioni erano le rapine e gli scippi. Boris Giuliano porta a Palermo le sue intuizioni e contribuisce a un rinnovamento del sistema investigativo. Era un poliziotto diverso in quella Palermo. Poliziotto diverso perché aveva una faccia diversa, dei modi di fare diversi. Aveva una modernità che gli altri poliziotti non avevano. Sembrava allora un poliziotto di oggi. Giuliano si inventa la squadra. Prima di Giuliano non c'era proprio l'afflato della squadra vera e propria, che nasce grazie a Contrada e a Boris Giuliano. È così che nasce la squadra mobile di Palermo, prima alle dipendenze di Bruno Contrada, poi guidata dallo stesso Giuliano. Lui era quello, il collante di questa squadra, perché era quello che riusciva a mettere insieme anche i caratteri più spigolosi. Quella di Boris diventa la storia di un gruppo di uomini. Io sono entrato in polizia nel 1968. Fui assegnato alla questura di Palermo e arrivai a Palermo proprio il 5 agosto, in piena estate, il 5 agosto del 1968. E conobbi Giuliano. Giuliano allora, Boris Giuliano, dirigeva la sezione omicidi. Io c'ero 72, quando arrivavamo in 4-5 di noi, quando si arriva a Palermo ovviamente non ti mandano subito alla squadra mobile. In particolare io fui mandato alle misure di prevenzione. Nel 73 vengo assegnato alla questura di Palermo e dopo alcuni mesi fui assegnato alla prima sezione di furti e truffe. Naturalmente la sezione omicidi è la sezione che affascina di più per un giovane funzionario, per chi piace e per chi entra in polizia. Per cui seguivo le sue mosse e ho imparato molto. Ho considerato Boris il mio maestro, mi ha insegnato il mestiere di fare il poliziotto. Ognuno dei giovani poliziotti arrivati a Palermo ha un compito. È come se per la prima volta la squadra mobile assumesse un'identità precisa. Era organizzato il lavoro in maniera che ogni funzionario era responsabile di un settore della criminalità. Quindi ci riunivamo con Boris Giuliano e lui dice: sulla strada, ragazzi. La nostra giornata tipo era quella di giungere verso le 8:30. Le 9 in ufficio e la sera non si sapeva quando si tornava a casa. Gli strumenti in mano agli investigatori sono pochi e rudimentali. Non ci sono computer né telecamere e per seguire le tracce di un latitante serve un appostamento di ore sotto al sole cocente di Palermo. Boris era un fanatico, un patito di quello che si chiama il controllo del territorio. L'intuizione del nostro capo fu quella di arrivare a disegnare anche una mappatura delle famiglie mafiose attraverso gli omicidi, attraverso i controlli, molto spesso anche su strada. Quello che si inventa Boris è l'archivio. Non c'erano allora i computer,
ma lui con i cosiddetti fascicoli a seconda si inventa uno strumento in cui in un pezzo di carta tu trovi tutta la vita di ciascun personaggio, anche fatti irrilevanti. L'incensurato Boncoraglio veniva identificato a distanza in compagnia di pregiudicati. Quindi si relazionava otto righe e si metteva questa relazione di servizio nei fascicoli dei pregiudicati. Un lavoro di intelligence fatto di confidenti e di informazioni. Gli uomini di Giuliano vanno a caccia di latitanti e setacciano Palermo alla ricerca di connessioni tra le famiglie mafiose. Tutti i giorni, a bordo delle nostre autovetture Civetta, andavamo a controllare il territorio, andando nelle borgate, andando nelle periferie, andando nei quartieri cosiddetti a rischio. Entravamo nei locali per prendere una birra, ma nello stesso tempo il nostro sguardo era proiettato sulle persone e qualche volta ci capitava di prendere appunti. Noi abbiamo camminato mesi, se non anni, con la fotografia di Rosario Riccobono in tasca, dateci da Contrada e da Giuliano, perché era quello che aveva fatto uccidere un agente di polizia napoletano, Cappiello. Eravamo pronti in ogni situazione per arrestare lui e la sua tremenda cosca. Andavamo come quei cercatori che senza il badile o la pala, con le mani, con le unghie, raschiano per trovare qualche cosa. Nonostante ciò, le nostre 10-12 ore al giorno li facevamo con grande gioia, con grande entusiasmo, con grande impegno. Giuliano istituisce riunioni per parlare dei casi e condivide le informazioni con il suo gruppo. La squadra mobile si muove sempre più come un corpo unico e combatte con l'affiatamento e l'organizzazione la lotta impari contro la mafia. Anche gli investigatori, i magistrati, non sapevano praticamente nulla della mafia palermitana e soprattutto della mafia corleonese. E le informazioni investigative erano pochissime. Quindi l'investigatore doveva avere un'abilità e una sapienza tutta sua. E Giuliano, che era il capo di quella squadra mobile, questa sapienza ce l'aveva. Non a caso è stato il primo poliziotto italiano ad andare in Virginia, nel quartiere generale dell'FBI. L'esperienza alla scuola di Quantico è cruciale nella formazione investigativa di Boris Giuliano, che porta con sé metodi e tecniche apprese negli Stati Uniti. Per esempio, lui non voleva assolutamente che la scena del crimine fosse invasa dai cronisti, ma neppure dagli stessi poliziotti. Lui sosteneva che bisognava sterilizzare la scena del crimine in modo che qualsiasi indizio, qualsiasi impronta lasciata dagli assassini potesse essere valorizzata appieno. Gli uomini della squadra mobile conducono una vita prudente e discreta e per questo si stringono soprattutto tra loro, frequentandosi anche al di fuori delle ore di lavoro. Noi frequentavamo pochissime persone ai tempi, proprio perché diciamo, mio padre, per il lavoro che svolgeva, non amava frequentare chiunque. E quindi tra le persone che frequentavamo di più c'erano proprio i suoi colleghi, con cui noi ancora oggi siamo rimasti in ottimi rapporti. Avevamo figli più o meno coetanei, per cui capitava spesso che c'erano festicciole in famiglia per i compleanni, gli onomastici dei nostri ragazzi, stavamo insieme. Serate insomma serene, e certamente in momenti di piccoli momenti di sosta. Boris rivoluziona anche il modo di comunicare con la stampa, intuendo prima degli altri l'importanza di far girare le notizie e creando un rapporto personale con molti dei giornalisti. Boris e Contrada aprirono le porte, nel senso che veramente la porta dei funzionari della squadra mobile rimanevano aperte e fu permesso ai cronisti un rapporto diretto. Le redazioni si erano anche un po' svecchiate e i cronisti erano tutti giovani con tempo a disposizione da impiegare, da spendere insieme con questi loro compagni di lavoro che erano i poliziotti.
Palermo sta cambiando sotto la coltre di adrenalina che lega la vita di giornalisti e poliziotti. All'inizio degli anni 70 arrivano i Corleonesi, che irrompono in città e sconvolgono anche i rapporti tra criminali e forze dell'ordine, fino a quel momento fondati su una sorta di rispetto reciproco. Loro stavano alle regole di questo gioco, ma fin quando fu possibile loro sapevano che noi facevamo questo gioco e lo facevamo correttamente a 360 gradi. I Corleonesi rovesciano gli equilibri della mafia palermitana in mano alle famiglie Inzerillo, Bontate e Badalamenti. Le prime informazioni su di loro le fornisce un uomo della mafia perdente, Giuseppe Di Cristina, confidente del colonnello Giuseppe Russo. Dice che sono terribili. Parla di un uomo terribile che spara come un dio, ma ha il cervello di una gallina, che è provenzano. E poi del più sanguinario di tutti, Salvatore Riina, detto lo zio Totò. Boris Giuliano sa, i carabinieri sanno chi sono questi Corleonesi. Non li hanno ancora messi a fuoco e sanno che dietro a Salvatore Riina e a Bernardo Provenzano c'è Leo Luca Bagarella. Questa mafia era impegnata in una scalata per prendersela tutta la mafia, e che questo progetto veniva praticato con la strategia della terra bruciata, quindi qualunque opposizione veniva eliminata subito. All'inizio del 1979 viene ucciso il vice brigadiere Filadelfio Aparo. Boris sa che attorno a lui stanno crescendo i rischi e con i suoi uomini comincia a prendere sempre più precauzioni. C'era un'aria pesante, tant'è che dice: io all'FBI ho imparato a sparare anche con la, disse lui, con la sinistra, perché in caso di attentato pensare di poter difenderti con l'altra mano. Quindi il fatto stesso che ne parlavamo significa che era nell'aria. Poi dopo addirittura cambiavano tutti armati. Ero sulle tracce di un assassino, lo localizzai, lo seguì e informai Boris Giuliano. Lui mi bloccò e mi disse: aspetta, sto arrivando io. Intervenimmo insieme, intervenne lui. Io, quando tornammo in ufficio, mi risentii. Lui mi fece un insegnamento, dice: senti Tonino, io sono il capo, preferisco morire io e non che muoia uno dei miei uomini. Boris protegge i suoi uomini con orgoglio e tenerezza, la stessa che mette quando sveste i panni del commissario e rientra a casa dalla sua famiglia. Non era una persona che aveva fatto i voti per l'anticrimine, perché aveva dei ritagli di tempo, ma così intensi da offrire anche a moglie e figli. Ed era immancabile una telefonata serale verso i figli e la moglie. Ma dico questo perché era un'impressione bellissima questa di curarsi della famiglia. E anche noi, ecco, per noi anche questo fu un esempio. Quando mio padre varcava la porta di casa, si lasciava alle spalle tutto, nel senso che noi, la percezione di noi figli non era quella di pericolo, non avevamo nessuna percezione del pericolo che lui poteva correre. Certo, capivamo che faceva un lavoro importante, questo sì. È il 21 luglio 1979, un sabato. A Palermo è una giornata estiva di quelle in cui il sole brucia la pelle. Il 21 luglio 1979 ci trovavamo a Piedimonte Etneo, dove trascorrevamo le nostre vacanze estive. Mio padre ci avrebbe dovuto raggiungere a giorni. Ero in ferie, al rientro avevo chiamato Boris, proprio lui, per dire: guarda, io sono rientrato,
quattro giorni prima, sono a disposizione. Lui apprezzò molto questa telefonata e mi disse: Bongo, non ti preoccupare, fatti questi altri quattro giorni e dopo torni che c'è tanto da fare, riposati ancora. Questa fu l'ultima volta che io parlai con il mio capo. Sono le 8 del mattino quando Boris Giuliano percorre via Alfieri, la strada in cui abita, per andare verso il Bar Lux di via De Blasio. Lui scende da casa in anticipo, perde tempo a passeggiare davanti al portone di casa sua in attesa della macchina con l'autista che quel giorno era in ritardo. E poi va a prendere questo caffè al Bar Lux, che non era un'abitudine sua. Al giornale L'Ora, che era un giornale del pomeriggio, si arrivava a lavorare di mattina alle 7, ma non arrivava nessuno in orario, arrivava solo il più giovane, l'ultimo assunto, io, e il più vecchio, Gianni Lo Monaco, che era il cronista di giudiziaria. Quella mattina abbiamo sentito la radio della polizia, c'era un omicidio in via Evangelista di Blasi. Io non ho capito niente. Gianni è diventato bianco perché sapeva chi abitava là vicino. GR2, Radio Mattino. Radio Mattino. Erano le 8 del mattino e sentimmo lo speaker della radio che, mentre leggeva il giornale radio, si interruppe e disse: è stato ucciso nelle prime ore della mattinata il capo della squadra mobile, Giorgio Boris Giuliano. Hanno telefonato da Palermo, hanno assassinato Boris. Aveva 49 anni, moglie, 3 figli. Giuliano fu ammazzato in un quartiere periferico della città mentre tirava fuori il portafogli per pagare un caffè e dava le spalle al suo coraggiosissimo assassino. Prima lo mira al bersaglio grosso per paura di sbagliare, quindi al torace, quando è per terra gli dà il colpo di grazia alla testa. A via De Blasi arrivano tutti, la gente di Palermo, i giornalisti, gli uomini della squadra mobile. L'ho visto steso per terra, ho visto Boris, mi sono chinato, non dico per abbracciarlo, ma per carezzarlo. Decisero di non farlo fotografare, non farlo fotografare il cadavere, e dissero: nessuno deve vederlo morto. E io non ci andai perché non lo volevo vedere morto, volevo ricordarmelo vivo. Sono cose che non si possono raccontare, è una cosa che purtroppo questo non ti avvengano, non potrai mai spiegare cosa avviene nel tuo cuore. Molti miei colleghi piangevano. Io ero un ragazzino e non capivo. Ebbi una grande lezione da loro, perché capii che sia quel poliziotto che avevano appena ucciso, che era un loro amico, che loro erano tutti sulla stessa barricata. Era un uomo che aveva degli ideali e per questi ideali era pronto a vivere ogni giorno, ogni momento della sua vita, e era pronto anche a morire, perché lui sapeva benissimo, anche se non ne parlavamo, se non avevamo mai parlato, che il suo lavoro poteva portarlo a questo, e quindi era disposto ad affrontare le conseguenze fino alla fine. Sembrava già 35 anni fa un poliziotto di oggi, quindi un poliziotto, lo guardavi, gli parlavi, sembrava uno di quei poliziotti al servizio del cittadino e non uno sbirro. Beh, certo non era uno di quei poliziotti che frequentava i mafiosi di Palermo. No,
non è un caso se il suo funerale era gremito di persone provenienti dai quartieri popolari, perché lui aveva veramente la capacità di ascoltare e di parlare con tutti. Al funerale di Boris Giuliano ci fu una sfilata di piccoli scippatori, ladruncoli di Ballarò, che venivano a rendere omaggio al poliziotto buono, perché era, a volte lo chiamavano lo sceriffo proprio per i modi sbrigativi, ma era una persona buona, era una persona che aveva un profondo rispetto per gli altri. Abbiamo avuto la forza di continuare, mi ha detto dobbiamo continuare, non dobbiamo fare altro che continuare questo lavoro. Per capire perché Boris Giuliano è stato ucciso, bisogna riavvolgere il nastro e tornare a qualche anno prima. Il vortice di sangue comincia con la morte del colonnello Russo nel 1977. Quando uccisero il colonnello Russo, Boris, che pure era capo della squadra mobile, non volle partecipare alle indagini e li fece la Criminal Poll, che allora era diretta da Bruno Contrada. Delitto di mafia a Palermo. Giuseppe Di Cristina. Il 30 maggio 1978 viene ucciso Giuseppe Di Cristina, quello che parlava con i carabinieri. Non certo un personaggio di contorno. È un punto di svolta nella nostra storia e in quella della mafia. Di Cristina è un boss della cupola. Viene ucciso a Palermo dai corleonesi. Gli trovano un'agendina piena di nomi, una rete di alleanze, un giro di denaro tra Napoli, camorristi, uomini al di sopra di ogni sospetto al tempo, i cugini Nino e Ignazio Salvo, che erano gli uomini più potenti dell'isola, li chiamavano i viceré di Sicilia. Lui intuì subito, soprattutto dopo che sul Di Cristina vennero trovati degli assegni bancari da 10 milioni ciascuno, che si trattava di una contropartita a un traffico. E il traffico di stupefacenti su Palermo in quegli anni era esclusivamente quello dell'eroina. Sono gli anni in cui cambiano le rotte del narcotraffico e Palermo è il crocevia di questi mercati. La mafia investe i soldi guadagnati negli anni col contrabbando delle sigarette. Una delle indagini che stava curando Boris Giuliano era quella sfociata poi nell'arresto di alcuni grossi trafficanti accusati di traffico di stupefacenti. Boris Giuliano giocava in casa perché era riuscito ad accattivarsi la fiducia totale piena delle agenzie americane, la DEA e l'FBI. Grazie ai suoi contatti internazionali con la DEA, l'agenzia americana che si occupa di traffico di droga, Boris Giuliano intuisce che le raffinerie della Costa Azzurra, gestite dal clan dei Marsigliesi, sono state smantellate e che i nuovi centri di raffinazione sono stati spostati in Sicilia. Trovò conferma in un duplice rinvenimento. A Palermo vengono trovate le famose due valigie contenenti $500,000 e si ipotizzò che si trattasse appunto del compenso pagato per la fornitura di ingenti partite di droga. Pochi giorni dopo, all'aeroporto Kennedy di New York, vengono trovate delle valigie contenenti una partita ingente di eroina purissima, proveniente da Palermo, da Punta Raisi, quindi, e valore stimato circa 10 miliardi. Chili di droga che invadono Palermo. Fiumi di denaro finiscono nelle tasche dei clan. È il 26 aprile 1979. Trova la valigia Boris Giuliano. Conosce però anche la mafia di Palermo. Conosce i Bontate, gli Spatola, gli Inzerillo e i Gambino.
e sa che hanno i parenti nel New Jersey. Trova il collegamento tra la mafia e i cugini americani e probabilmente una delle cause vere della sua morte è questa. Aveva preso di mira l'affare. Evidentemente è questa la causa che portò alla morte il nostro capo. L'Italia è inghiottita dagli anni di piombo e le vicende mafiose sembrano finire in secondo piano. Ma ormai a Palermo l'aria è sempre più tesa. Il 26 gennaio 1979 è stato ucciso in via Campania il giornalista Mario Francese, il primo a fare sui giornali il nome di Totò Riina. Sull'omicidio Francese Giuliano fu il primo a fare pervenire al magistrato un rapporto giudiziario che intanto fornisce una ricostruzione molto dettagliata del delitto. Pensiamo che siano saltati tutti i vecchi schemi mafiosi, che la nuova mafia, sempre più aggressiva, abbia deciso la guerra aperta. Giuliano comincia a capire come funziona il meccanismo. L'alleanza tra i mafiosi palermitani e i neo, diciamo così, mafiosi catanesi. Il tentativo di unificare tutte le famiglie mafiose attraverso il controllo di un unico organismo dirigente, che era come dire, la cosiddetta cupola regionale. Eccolo il metodo di Boris Giuliano: le informazioni d'archivio, le indagini bancarie e le soffiate dei confidenti al servizio dell'intuito dell'investigatore. Boris aveva intuito, lo sbirro vero deve avere intuito. Prima si convinceva di una cosa e poi lavorava per provarla, ma se non trovava il riscontro la buttava, aveva il coraggio di buttarla a mare la pista. La mappatura della mafia palermitana è sempre più chiara nella mente del commissario, ma la scia del delitto Giuliano porta anche più lontano. Negli ultimi giorni Boris gira con dei documenti riservati su un caso che fa tremare Palermo da quasi 10 anni. La scomparsa di Mauro De Mauro. Ricordo che mio padre passava nottate intere fuori casa alla ricerca, diciamo, della verità sul caso De Mauro. Giuliano segue le indagini sul caso De Mauro prima di essere estromesso. La prima ipotesi sulla scomparsa del giornalista è che De Mauro, ex repubblichino della decima MAS, avesse avuto informazioni sul tentativo di golpe borghese nel 1970. Giuliano pensava che De Mauro fosse scomparso in questo contesto. I carabinieri invece avevano la pista della droga, che obiettivamente mi sembra quella più improbabile. La convinzione della squadra mobile era che la pista giusta fosse quella del lavoro di inchiesta che De Mauro stava svolgendo sulla morte di Mattei. Enrico Mattei è l'ex presidente dell'ENI, morto nel 1962 in un misterioso incidente aereo. De Mauro raccoglie informazioni su quella vicenda per conto del regista Francesco Rosi e ipotizza che l'aereo di Mattei sia stato sabotato dalla mafia per conto di oscuri mandanti. Giuliano era convinto che la pista giusta fosse quella che scavava in certi santuari diciamo, del potere economico e finanziario. Lui scoprì una terza pista che a mio parere è molto interessante, che è la pista di una grande evasione fiscale di 70 miliardi di allora, messa in atto dai cugini Ignazio e Nino Salvo, e che sarebbe servito a finanziare la politica. Quindi siamo a una Tangentopoli del 72. E ci furono dei rapporti giudiziari, appunto, firmati da Boris e Giuliano, in cui si sollecitava una riapertura
delle indagini lungo questa diversa pista che puntava alle indagini che stava conducendo De Mauro sui Salvo. I cugini Salvo sono i padroni delle esattorie di Palermo, ma sono anche degli uomini d'onore, su cui molto presto gli investigatori mettono gli occhi. Il loro impero era anche il polmone finanziario della famiglia politica più inquinata di Palermo, per dirla con le parole del generale Dalla Chiesa, cioè la corrente andreottiana della Democrazia Cristiana. D'altra parte pensiamo semplicemente che Ignazio e Nino Salvo riuscirono ad ottenere sulla riscossione delle tasse un aggio dell'8,50% contro il 2,50% che veniva dato a tutti. I Salvo frequentavano ministri, generali, sottosegretari, cardinali. Soltanto pochi mesi prima del loro arresto, scrivemmo tutti, allora avevano fatto cadere con la loro forza che avevano in Parlamento la finanziaria, la legge finanziaria, perché controllavano almeno 70 deputati, quindi stiamo parlando di un gruppo di potere formidabile. La mafia, la finanza e la politica si cementano fino a strozzare l'anima buona di Palermo. Da qui parte un filo rosso che lega tutti i delitti eccellenti di quel periodo, dal caso De Mauro fino all'omicidio di Michele Reina, segretario provinciale della DC, ucciso nel marzo 1979. Impugneremo tutte le nostre spade, scenderemo sul campo di battaglia in difesa del cristianesimo. Allarme! È fatale, quindi, che attorno alla sorte di Boris Giuliano siano in tanti a giocare la propria partita. Giuliano aveva intuito che dentro Cosa Nostra siciliana e americana c'era una sollevazione, un cataclisma, e aveva intuito che c'era qualcuno che voleva indietro soldi e garanzie. In quella estate del 1979 scompare da New York Michele Sindona. Si rifugia in una casa, in un palazzo di Piazza Diodoro Siculo a Palermo. Dopo due mesi viene portato dagli amici dei Bontade, dei Gambino, dei Teresi, a Bellolampo, dove il medico della polizia, Joseph Miceli Crimi, gli spara un colpo alla gamba, un colpo di pistola, per inscenare il falso sequestro. Poi improvvisamente rispunta ancora in America. Boris scopre la presenza di Sindona a Palermo quando nessuno sapeva niente di questa cosa. Perché? Perché scopre un assegno da $100,000 scambiato alla Cassa Depositi e Prestiti con un passaporto intestato a tale Joseph Bonamico, che altri non era che Michele Sindona. Quindi mentre Michele Sindona veniva dato per prigioniero di pseudoterroristi in America, invece si trovava tranquillamente a Palermo. Le operazioni finanziarie spericolate di Michele Sindona godono di coperture mafiose e i suoi soldi sporchi provengono proprio dai forzieri della mafia. Boris Giuliano fiuta anche questo e il suo nome finisce di fatto nel buco nero che lega tutti i misteri italiani. L'8 luglio 1979 un colpo di fortuna sorride alla squadra mobile. Due mafiosi perdono una pistola in una trattoria. Sul posto arrivano gli uomini di Giuliano. Giustamente Boris, geniale, disse: non toccate niente, aspettate che verranno a ritirare questa pistola. Vennero a riprendere questa pistola, tentare di prendere la pistola, e furono arrestati dalla polizia che era in appostamento. I due sono Nino Marchese e Nino Gioè, membri delle famiglie corleonesi.
nelle loro tasche la bolletta di un'utenza telefonica di un appartamento di via Pecori Giraldi. Si cominciano a trovare dei tasselli, degli anelli di congiunzione che legano i Marchese con i Corleonesi. Nel covo, gli uomini di Giuliano trovano armi, eroina e documenti falsi. Lui guardava questa foto e diceva: ma io questa persona lo conosco, questa persona lo conosco. Torno al 15 luglio, tutto felice, mi chiamò: Tonino, corri! Vedi, l'ho identificato, è lui, Bagarella Leo Luca. Era l'uomo più felice di questo mondo. Luca Bagarella è il cognato di Torino. Avevano già sospettato che nel 77 avesse potuto uccidere lui, il colonnello Russo, ma non poteva certo immaginare Boris Giuliano che quella mattina del 21 luglio il suo killer, a tradimento, perché l'hanno preso alle spalle, fosse proprio lui, Luca Bagarella, il macellaio di Torino. All'appuntamento con la morte manca meno di una settimana. Pochi mesi prima di morire vi fu una rapina alla cassa di risparmio in via Marino Stabile. Purtroppo in questa rapina rimase ucciso un metronotte, Alfonso Sgroi. Ora, il cassiere della banca aveva riconosciuto tra i partecipanti alla rapina Pietro Marchese. E quindi successivamente Pietro Marchese fu arrestato. In questa super rapina fu individuata da parte di Cosa Nostra un eccessivo impegno da parte del dottor Giuliano e nostro in generale contro queste persone. 10 giorni prima del delitto di mio padre, il Marchese fu scarcerato per una presunta colica addominale, mai verificata con perizia dal giudice istruttore. Quello stesso Pietro Marchese, da risultanze processuali successive, è stato riconosciuto tra gli esecutori materiali del delitto di mio padre. Il nostro racconto torna al punto di partenza, alla telefonata di Pietro Marchese. Giuliano morirà. Giuliano morirà. Nell'avvertimento c'era proprio tutta la tracotanza mafiosa. Cioè, guarda, noi mafiosi non siamo adusi a minacciare o a preavvertire del danno che stiamo per fare. Lo facciamo e basta, però nel tuo caso te lo vogliamo pure dire. Per un attimo ho pensato che quella telefonata potesse essere un modo per metterlo in guardia. Le telefonate possono essere telefonate di avvertimento in un senso o in un altro. Io credo che il destino di Boris Giuliano fosse segnato, era un uomo troppo diverso, era fuori posto in quella Palermo. Pochi mesi prima della sua morte era stato ucciso un vice brigadiere della squadra mobile che era Filadelfo Aparo e lui disse ad Alessandro che i figli del vice brigadiere avevano tenuto un comportamento estremamente dignitoso e composto e che se gli fosse successa la stessa cosa avrebbe voluto lo stesso atteggiamento da lui. Io mi ricordo che lui mi spiegò come l'avrebbero ucciso in sostanza. Cioè, che tu fai, dici ti ammazzi, fai, corri di qua, corri di là, ti ammazzi la vita. Poi scendi dalla macchina, senti una voce che fa dottore Giuliano, boom, boom, ed è finita. Del delitto Giuliano si occupa il pool di Palermo e i mandanti vengono giudicati durante il maxi processo a Cosa Nostra nel 1986. Tra i testimoni anche la vedova e il figlio di Boris. Devo dire che in principio è stato anche difficile trovare un legale che ci assistesse, perché ai tempi era certamente molto più facile, anche remunerativo, difendere appartenenti alle cosche mafiose più che parti civili. Ad essere condannata è la cupola di Cosa Nostra. In appello ottengono soltanto 3 condanne: Salvatore Verina, Bernardo Provenzano e Filippo Marchese, come mandanti. Per gli esecutori materiali, invece, l'iter processuale è più lungo e complesso. L'accusa a Leoluca Bagarella
arriverà soltanto a metà degli anni 90, su indicazione del collaboratore Giovanni Brusca. Dirà appunto Giovanni Brusca di aver appreso dallo stesso Bagarella, che era lui l'autore materiale dell'omicidio. Per l'omicidio Giuliano, Bagarella verrà condannato all'ergastolo nel 1997, ma resta il mistero su quale sia il vero movente. Andare a cercare un movente dell'omicidio Giuliano senza accontentarsi di quello, come dire, la palissiano, che è quello: tu sei pericoloso, io ti ammazzo, la mafia ragiona così. Perché meraviglia? Perché dice no, troppo semplice. Ma perché è troppo semplice? Intanto è troppo vero. Sono nemici, fermati Piero, sparagli ora, e se non muore sparagli ancora. Funziona così. L'omicidio dimostrativo è l'omicidio che produce paura. L'omicidio preventivo è l'omicidio che serve per evitare un danno. Io credo che l'omicidio di Boris Giuliano sia stato sia preventivo che dimostrativo, che ha spaventosamente centrato il bersaglio. La squadra mobile si è paralizzata. E il prezzo è sempre quello, è quello lì. Il prezzo di aver fatto fino in fondo il proprio dovere, con l'amara considerazione che non siamo alla pari. Perché se fossimo stati alla pari non sarebbero avvenuti tanti omicidi di colleghi. Palermo non cambia. Palermo non cambia mai. C'è un momento sempre in cui come ti senti più libero, perché magari c'è uno che fa il lavoro per te. Lo stesso accade con Falcone, accade con Borsellino. Palermo resta orfana del commissario Giuliano, ripiegata su se stessa e inghiottita dal caldo, finché non arriveranno altri uomini a prendere il suo testimone. Quando è morto Boris Giuliano, l'unica cosa che io mi ricordo davvero, che mi è rimasta impressa, e la sentivo ripetere da tutti in redazione, fuori: è morto perché era un passo avanti agli altri, quindi isolato. Questa frase poi l'avrei sentita ripetere tantissime altre volte davanti ai cadaveri di altri uomini dello Stato. Per me era immortale proprio. Io non vedevo, io pensavo che Boris non si potesse far fregare mai. Invece no,